Santo Rosario di liberazione e guarigione. Misteri della luce. Ringraziamo il Signore per questo Santo Rosario di liberazione e guarigione. Preghiamo per tutti noi qui presenti, per quelli che ho inserito nella mia lista di liberazione, per quelli che ci ascoltano da casa e per le mie principesse. Pace e bene a tutti. Ringraziamo proprio il Signore Gesù della sua presenza in mezzo a noi, della sua presenza costante sia quando la sentiamo sia quando non la sentiamo. Suor Faustina un giorno disse, Signore se anche io non ti sento, tu ci sei lo stesso e per questo sei sempre amabile e io ti amo con tutta la mia volontà, anche quando non ti sento, perché tu sei amabile sia anche quando non ti sento, sia anche quando ti sento. L'amore per te non è legato al mio sentimento, ma è legato al volerti amare, io ti voglio amare nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e in qualunque circostanza della mia vita, nessuno mi può impedire di amarti perché amare significa volere il bene. Voler amare, dice San Francesco di Sales, è volere il bene e voler amare Dio in ogni circostanza. I tre fanciulli amavano Dio anche dentro la fornace ardente e Daniele amava Dio anche in mezzo ai leoni. La scrittura ci fa vedere che nessuno ci può impedire di amare Dio anche quando una persona è posseduta, è posseduto il suo corpo, ma non la sua anima, quindi la sua volontà può volere amare Dio, tanto è vero che la piccola suora Areba, la prima santa della Terra Santa, una suora carmelitana, ha vissuto per mesi una possessione permessa da Dio, lei quando viveva il momento della possessione si dissociava e quando tornava in sé diceva Signore ti offro tutto per la conversione dei peccatori. Ti offro tutto per il bene della Chiesa, ti offro tutto per la salvezza delle anime. Quindi con la sua volontà offriva tutte quelle sofferenze terribili e le trasformava in un atto d'amore per Gesù, quindi, neanche una possessione del corpo gli poteva impedire di amare Dio. Come dice San Paolo nulla ci può separare dall'amore di Dio nel presente, né al venire, né le sofferenze, né le possessioni, né niente. La possessione può possedere il corpo, ma non l'anima perché l'anima è spirituale e il demonio non la può possedere. Questo è molto importante da sapere, il demonio con tutta la sua violenza può tormentare quando Dio lo permette il corpo, ma non può mai possedere l'anima, a meno che la persona, che lo può fare volontariamente, gli consegni l'anima, come fanno i satanisti che consegnano anima e corpo al demonio. Se uno gliela consegna volontariamente lui la può dominare, altrimenti può disturbare solo il corpo. Quindi se una persona è posseduta non deve pensare che non può amare Dio, o in qualche modo lo potrebbe amare di meno, anzi ogni volta che torna cosciente subito deve dire, Signore tutti i momenti in cui sarò incosciente e che sarò sotto possessione, li offro a te, affinché anche in quei momenti io ti gridi il mio amore. Malgrado tutto quello che Satana vuole fare, ma anche tutta la violenza che può usare, malgrado i tormenti che mi vorrebbe dare, io anche quando sono posseduto dichiaro fino adesso il mio amore per te Gesù. È come quando uno dorme, non è cosciente, però può dire Signore tutto il mio sonno te lo offro per amarti, e così la persona posseduta, quando è sveglia e cosciente potrebbe dire, Signore tutti i momenti di possessione io te li offro per dirti ti amo nella divina volontà. Ecco questo bisogna saperlo perché non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù e nessuno può impedire a un figlio di Dio di amare il Padre Celeste, neanche quando uno è posseduto dalle legioni dei demoni. I demoni possono possedere il corpo, ma non possono possedere la tua volontà di amare. Quello sei tu che decidi a chi indirizzarla, sei tu che decidi di amare o no, nessuno te lo può imporre. Neanche Dio stesso che potrebbe, ma non vuole importelo. Perché come dice anche all'introduzione nel rito degli esorcismi, Dio ha dato nell'uomo una dignità tale per cui Dio vuole che faccia scelte consapevoli e libere. Dio rispetta la consapevolezza e la libertà e la deve rispettare, contro la sua volontà, anche il demonio, perché Dio non gli permette di impedire all'uomo di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima e con tutta la forza e il prossimo come se stessi. Ora questa premessa che ho fatto è la premessa alla recita dei misteri della luce. Questa citata sopra è la prima luce che mi sono sentito di spiegare sui tormenti che il demonio può provocare in una persona. Anche perché in questo brano possono nascere delle tenebre, degli inganni, invece della luce sembra che il demonio abbia il potere di impedire di amare e invece no. Il demonio può possedere i corpi e non le anime. Può possedere in qualche modo la psiche, ma non può possedere lo spirito e quindi la volontà. Questo è molto importante da sapere perché la verità fa liberi. La prima cosa che fa liberi è la luce della verità,
Adesso cominciamo i misteri della luce per chiedere la liberazione e la guarigione di tutte le persone presenti, quelle che ho inserito nella mia lista di liberazione, quelle che ci ascoltano da casa e per le mie principesse. Recitiamo i misteri della luce per intercedere con Maria Santissima presso il trono del Figlio e per chiedere veramente che si realizzi quella parola che dice, coloro che il Figlio libera, sono liberi davvero come dice la Sacra Scrittura. L'intero operato di questi spiriti immondi, malvagi e seduttori è stato distrutto dalla vittoria del Figlio di Dio. Gesù con la sua vita, passione, morte e resurrezione, asceso al cielo, per dono dello Spirito Santo ha distrutto tutto l'operato dei demoni, di tutti i demoni. Il Figlio di Dio è venuto per distruggere tutte le opere del diavolo. Ecco, con questa fede iniziamo i misteri di liberazione e guarigione. Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Si udì una voce dal cielo, questi è il mio figlio prediletto l'amato, ascoltatelo. In questo primo mistero, vogliamo veramente chiedere che la potenza di luce emanata entri in tutte le persone che sono presenti, in quelle nella mia lista di liberazione, in tutte quelle che ci ascoltano da casa e in tutte le mie principesse, per liberarle da ogni tenebra interiore, da tutti quei pensieri, quelle convinzioni, quelle sensazioni, quei sentimenti di scoraggiamento, inquietudine, resa, tristezza, depressione, pessimismo che invece di far dichiarare, Gesù tu sei il Signore con te vincerò tutto, ci portano a dire, questa cosa è troppo dura per me, non ci riuscirò mai, non valgo nulla. Questa cosa è troppo difficile, non la supererò mai, forse un altro ci riuscirebbe ma io no. Ecco tutti i pensieri che ci portano a perdere la fiducia nella vittoria di Cristo su qualunque possibile situazione che stiamo affrontando. Adesso nel nome santissimo di Gesù con questo mistero rinunciamo a questi pensieri e dichiariamo che noi crediamo con Gesù nella parola che dice, tutto posso in colui che mi dà forza. Tutto posso in Gesù che mi dà forza, chiediamo a questa parola che si imprima come un marchio di fuoco nella nostra anima, e la nostra anima gridi, proprio tutto è possibile in colui che mi dà forza. Come ha detto l'angelo a Maria Santissima, tutto è possibile a Dio. Noi vogliamo che, come nell'anima di Maria dove era impresso come un marchio di fuoco dallo Spirito Santo la parola che tutto è possibile a Dio, con la luce di questo mistero questa parola si imprima anche nelle nostre anime. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mamma, per la tua santa immacolata concezione spezza le catene che ci legano a Satana, e rilegaci a Dio con la tua dolce catena del Santo Rosario. Secondo mistero della luce, Gesù è presente alle nozze di Cana. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. In questo mistero vediamo che Gesù è pronto a cambiare l'acqua in vino. Se adesso qualcuno che ci sta ascoltando da casa e vede che la sua vita è come l'acqua senza sapore, senza colore, senza senso, senza luce, non sa quello che deve scegliere, sembra veramente come l'acqua inerme e quasi neutra, che non si sente né carne, né pesce, ecco adesso chiediamo proprio con Maria Santissima che la tua acqua, quella che tu credi acqua, sia trasformata nel vino dallo Spirito Santo. Che in questo momento la luce di Cristo ti illumini sulle scelte che devi fare, ti faccia uscire dall'inganno in cui sei caduto, e ti faccia capire quali persone devi frequentare, e quali invece, senza giudicare, devi allontanare perché sono cattive e un male per la tua anima. La luce di Cristo in questo momento attraverso i raggi che escono dalle mani di Maria Santissima arrivi nelle nostre menti, nelle nostre anime, nei nostri sensi, nei nostri centri nervosi, nel cuoio capelluto, nel nostro metabolismo, nelle parti delicate del corpo, utero e ovaie, nel nostro possibile lavoro, in qualunque possibile ambito della vita perché davanti a questa luce si veda veramente il colore delle cose, quello che è bianco e viene dall'amore di Dio, lo accogliamo e lo scegliamo. Invece quello che si rivela nero davanti alla luce di Cristo ci rinunciamo e chiediamo a Dio di cacciarlo via da noi e dalle mie principesse per sempre e che non torni mai più. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mamma, per la tua santa immacolata concezione spezza le catene che ci legano a Satana, e rilegaci a Dio con la tua dolce catena del Santo Rosario.
Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio. Il tempo è compiuto, convertitevi e credete al Vangelo. In questo mistero la luce di questa parola è di una potenza enorme, il tempo è compiuto, convertitevi e credete al Vangelo. Credete alla buona notizia, tu che stai ascoltando sentila così, il tempo della tua liberazione è compiuto, il tempo della tua guarigione è compiuto, il tempo della tua conversione è compiuto, è l'ora della conversione, è l'ora della guarigione, è l'ora della liberazione, è l'ora della santificazione. Convertiti e credi al Vangelo, credi alla buona notizia che questo annuncio è per te. E questa è una buona notizia. Preghiamo questo mistero del Santo Rosario dicendo proprio Signore, io credo in te, questo è il tempo per la mia santificazione, questo è il tempo in cui avrò la forza di perdonare, questo è il tempo in cui avrò la forza di perdonare mio marito, o mia moglie, i miei parenti, i miei amici e i miei colleghi di lavoro. Questo è il tempo in cui avrò la forza di compiere quello che fino ad ora non sono mai riuscito a fare. Questo è il tempo in cui riuscirò ad essere fedele alla vocazione che tu mi hai dato. Questo è il tempo in cui, Gesù morto e risorto per noi, ha già detto sì, ad ogni cosa buona che tu gli vuoi chiedere, infatti Gesù dirà nel Vangelo, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiederanno. Adesso noi, le persone che ho inserito nella mia lista di liberazione, le persone che ci ascoltano da casa e le principesse preghiamo, credendo che il tempo in cui noi riceveremo lo Spirito Santo, è adesso. Questo è il tempo in cui noi e le mie principesse riceveremo lo Spirito Santo perché Dio ci riveli la via d'uscita della nostra prova. Chiediamo proprio questo, che ora lo Spirito Santo scenda, così che noi lo possiamo accogliere e ci riveli la via d'uscita dalle prove che stiamo vivendo, soprattutto a causa del maligno, che ci liberi dal labirinto diabolico in cui siamo caduti, da cui non troviamo più la via d'uscita. Per uscire da questo labirinto diabolico seguiamo la luce raggiante dello Spirito Santo, che ci porti fuori da questo tunnel, così da vedere la luce di Gesù e di Maria Santissima che spezzano e sciolgono questo labirinto del dragone infernale. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mamma, per la tua santa immacolata concezione spezza le catene che ci legano a Satana, e rilegaci a Dio con la tua dolce catena del Santo Rosario. Quarto mistero della luce, la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Gesù si trasfigura davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni. Pietro disse: è bello, Signore, stare qui, costruiamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ecco, Gesù si trasfigura e mostra la pienezza della sua gloria. Mostra proprio che lui è venuto per dare la vita, per dare la luce, non per dare le tenebre. Adesso chiediamo che questa luce che brillava sul volto di Cristo trasfigurato e su tutta la sua persona, entri in tutti gli ambiti possibili della nostra vita, entri nelle persone che ho inserito nella mia lista di liberazione, entri nelle persone che ci ascoltano da casa, entri nelle mie principesse e accechi tutti i demoni, Satana e tutte le sue legioni siano accecati completamente, siano confusi e che vengano distrutti dall'intervento di San Michele e dei nove cori angelici. Tutti i demoni siano legati, allontanati e non possano più tornare a nuocere in nessun modo. Soprattutto chiediamo che questa luce ci liberi dallo spirito di menzogna, e da tutte le legioni di Satana, da tutte quelle menzogne che il demonio può aver seminato in noi in tutta la vita per farci sentire inadatti, indegni, e non amabili. E come dice Dio, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ora chiediamo di ricevere proprio questa luce che ci faccia comprendere che Dio è con noi, e quindi nessuno sarà contro di noi. E nessuno potrà resistere a Gesù in noi, che ci aiuta a superare e a vincere tutti i mali provocati dai malvagi, soprattutto quelli fatti sul metabolismo per farci ingrassare e sfigurare, sull'anoressia, sulla pelle e trasformare il nostro corpo in bruttezza. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mamma, per la tua santa immacolata concezione spezza le catene che ci legano a Satana, e rilegaci a Dio con la tua dolce catena del Santo Rosario. Quinto mistero della luce, istituzione dell'Eucarestia.
Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, fate questo in memoria di me. Adesso, Signore, ti vogliamo offrire tutte le sante messe, dalla prima messa che ti ha offerto Gesù in persona, uniamoci spiritualmente in questo momento a tutte le sante messe che si stanno celebrando ora in tutto il mondo e a tutte quelle che saranno celebrate in futuro. E per questa santa messa e per questo unico sacrificio della croce che si attualizza in tutte le sante messe, ti chiediamo proprio di realizzare nella nostra vita quella parola che dice la Sacra Scrittura, ora il principe di questo mondo sarà cacciato fuori. Quando sarò innalzato sulla croce, il principe di questo mondo sarà cacciato fuori. Allora per il sacrificio della croce che si attualizza in tutte le sante messe celebrate in tutti i tempi, per questo sacrificio di sangue, per la nuova ed eterna alleanza, fatta nel sangue della croce e rinnovata in tutte le sante messe, chiediamo che Satana sia cacciato fuori con tutte le sue legioni, sia cacciato dalla nostra vita e da tutti i possibili ambiti della nostra vita, dal nostro passato, dal nostro presente, dal nostro futuro e dalle mie principesse. Adesso chiedo proprio che per questa preghiera potentissima e fondata su tutte le sante messe di tutti i tempi, si spezzino tutti i legami satanici, di tipo kundalinico, mesmerico, astrale, medianico, quello di tipo yoga, di tipo scanning, quello della meditazione trascendentale, quello di tipo reiki, o zen, quelli che ci possono aver legato in qualunque modo a qualche setta satanica, massonica, degli illuminati, orientale, teosofica, di qualunque tipo e specie. Chiediamo che per il potere del sacrificio di Cristo adesso Satana sia cacciato fuori con tutti i suoi peccati, con tutte le sue menzogne, con tutti i suoi legami, con tutte le sue maledizioni, con tutte le malattie provocate, con le fatture, con le legature, con i malefici, con tutte le opere di ipnosi, e con tutte le opere sataniche che possono essere presenti, o che possono essere stati presenti nella nostra vita. Chiediamo che per il sacrificio della croce che si rinnova, come nuova ed eterna alleanza delle sante messe, per questa alleanza con Cristo il suo sangue prezioso, tutte le alleanze cattive con Satana si spezzino in tutti gli effetti per sempre, definitivamente, immediatamente e non tornino mai più. E adesso chiediamo noi, le persone che ho inserito nella mia lista di liberazione, le persone che ci ascoltano da casa e le mie principesse di essere riempiti e sigillati nello Spirito Santo, sotto il manto di Maria e di essere aspersi del sangue prezioso di Cristo affinché siamo sempre guidati, consigliati e confermati dallo Spirito Santo, e rimaniamo sempre sotto la benedizione di Cristo e della Santa Madre Chiesa. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mamma, per la tua santa immacolata concezione spezza tutte le catene che ci legano a Satana, e rilegaci a Dio con la tua dolce catena del Santo Rosario. Adesso tutto quello che è stato liberato, riempito e sigillato dallo Spirito Santo lo consacriamo alla Regina del Cielo e della Terra, la nostra Mamma del Cielo. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Litania alla Divina Tenerezza. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci, Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici, Cristo, esaudiscici. Padre del cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi, Figlio Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Tenerezza del Padre che ci ami fin dall'eternità, consolaci. Tenerezza del Padre che ci hai eletti nel Cristo, consolaci. Tenerezza del Padre che ci parli nel creato, consolaci. Tenerezza del Padre che ci hai chiamati all'esistenza, consolaci. Tenerezza del Padre che governi l'universo, consolaci. Tenerezza del Padre che ci sostieni, consolaci. Tenerezza del Padre che ci nutri, consolaci. Tenerezza del Padre nei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, consolaci. Tenerezza del Padre in Mosè nei profeti, consolaci. Tenerezza del Padre che ci attendi nella casa del cielo, consolaci. Tenerezza del Padre nel disegno della redenzione, consolaci. Tenerezza di Gesù nell'incarnazione, salvaci. Tenerezza di Gesù nella fanciullezza, salvaci. Tenerezza di Gesù nell'umiltà di Nazareth, salvaci. Tenerezza di Gesù nella vita pubblica, salvaci. Tenerezza di Gesù nei miracoli, salvaci. Tenerezza di Gesù nell'accogliere i peccatori, salvaci. Tenerezza di Gesù nella parola di vita, salvaci. Tenerezza di Gesù nell'Eucaristia, salvaci. Tenerezza di Gesù nel sacerdozio, salvaci. Tenerezza di Gesù nella passione, salvaci. Tenerezza di Gesù nella guarigione, salvaci. Tenerezza di Gesù nella liberazione, salvaci. Tenerezza di Gesù nella santificazione, salvaci. Tenerezza di Gesù nel perdonare il ladrone pentito, salvaci. Tenerezza di Gesù nel donarci la sua Santissima Madre, salvaci. Tenerezza di Gesù nella morte di croce, salvaci. Tenerezza di Gesù sgorgata nella ferita del costato, salvaci. Tenerezza di Gesù nella risurrezione, salvaci. Tenerezza di Gesù nell'ascensione, salvaci. Tenerezza di Gesù nel mandarci lo Spirito Santo, salvaci. Tenerezza di Gesù in Maria Santissima Madre della Chiesa, salvaci. Tenerezza di Gesù nel suo vicario il Papa, salvaci. Tenerezza di Gesù negli Apostoli, salvaci. Tenerezza di Gesù negli angeli custodi, salvaci. Tenerezza di Gesù nella gloria, salvaci. Tenerezza di Gesù nelle tribolazioni, salvaci. Tenerezza di Gesù in tutti i santi e le sante, salvaci. Tenerezza di Gesù in tutto quello che farai e nella grazia che ci darai di perseverare per sempre nel bene, salvaci. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci. Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci.
Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Preghiamo, Dio, Padre nostro, che fin dall'eternità ci ami con infinita tenerezza da mandare sulla terra il tuo unico Figlio Gesù per la nostra salvezza, liberaci da ogni male, consolaci con la tua grazia in ogni momento della vita presente e al termine dei nostri giorni terreni portaci nella tua casa in cielo, negli splendori della vita eterna, per gustare senza fine le tue paterne tenerezze. Amen. O Dio che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti del loro aiuto per essere riuniti con loro nella gioia eterna. Amen. Buona preghiera a tutti.